Lo sviluppo imprenditoriale passa per l'innovazione tecnologica e Sassari, grazie ai fondi europei del programma operativo FES Sardegna 2014-2020, è pronta per l'avvio del progetto Il digitale non è mai stato così semplice, promosso dall'iLab della Camera di Commercio del capoluogo turritano con il supporto del partner tecnico Dintec Consorzio per l'innovazione tecnologica. Un percorso di accompagnamento per le imprese, 22 in tutto le tappe tra seminari, laboratori esperienziali e eventi nazionali, per ideare nuovi modelli di crescita sfruttando la tecnologia digitale. Si va dai settori tradizionali dell'economia, artigianato, agroalimentare, per finire con moda e turismo. La partecipazione agli incontri sarà gratuita, aperta a imprese, liberi professionisti, tecnici che operano nell'ICT e ai diplomati. Un'occasione unica per sperimentare con mano le tecnologie che stanno alla base della transizione digitale ed ecologica, ma soprattutto per avere risposte ad alcune delle principali domande sul mondo 4.0. Zero, ovvero a cosa serve, come si usa, quanto costa e che vantaggi mi può dare. Partendo dal presupposto che viviamo in un mondo iperconnesso in cui ognuno di noi ha in tasca uno smartphone e quindi a portata di smartphone qualsiasi cosa, è imprescindibile il fatto che le macchine e le persone saranno sempre connesse in ogni momento e ovunque. Questo determina per l'economia, per le imprese, per le persone, comunque dei passaggi importanti che creeranno sviluppo. L'iLab della Camera di Commercio di Sassari, che rientra nella rete territoriale promossa da Sardegna Ricerche, punta a creare le condizioni per colmare il gap delle imprese nell'utilizzo del digitale e sviluppare l'uso della formazione per favorire la qualificazione dal punto di vista digitale del tessuto imprenditoriale, anche con la progettazione di nuovi prodotti e servizi legati alle vocazioni produttive del territorio. Insomma, una risposta alla necessità manifestata dal tessuto economico locale, che spesso trova difficoltà nell'approccio alla trasformazione digitale in atto. Si pone come obiettivo quello di far crescere le proprie imprese proprio per sviluppare le tecnologie esistenti e future per andare incontro a quello che saranno gli sviluppi del consumatore del domani, dell'industria del domani. A questo riguardo i temi che verranno trattati saranno a partire dal primo, per esempio la realtà virtuale e la realtà aumentata, argomenti che ormai entrano nella vita, nel quotidiano di tutte le persone e delle imprese. Consideriamo per esempio uno specchio virtuale all'interno del quale uno si può vedere e può indossare magari un campionario di vestiti all'interno di un'attività senza dover fare nulla. Oppure la stessa cosa con la realtà aumentata, potrebbe farla per esempio stando seduto su una poltrona, poter vedere per esempio come sta un mobile dentro la sua casa, un ufficio e così via. Tanti esempi che poi diventano una realtà mista dove alla fine il virtuale e il reale si fondono e la differenza fra questi due mondi sarà praticamente, più passa il tempo e più sarà nulla e più farà economia. 195 iscritti, 7 docenti, 8 materie, tutta la Sardegna rappresentata e 11 studenti premiati. Sono questi i numeri importanti dell'iniziativa denominata Master Junior sulla civiltà nuragica, dedicata agli studenti delle scuole superiori. L'evento è stato organizzato dall'associazione La Sardegna verso l'UNESCO, mentre tra i soggetti promotori spiccano la Fondazione di Sardegna e il Banco di Sardegna, oltre alla Direzione Scolastica Regionale e l'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. Beh, noi abbiamo fatto un master dedicato agli studenti di scuola media superiore che aveva il significato di coinvolgere quanto più possibile i ragazzi in un tema che per noi è fondamentale, possa essere un volano per sviluppo economico sostenibile per la nostra terra. Noi diciamo sempre che il mare, il nostro bellissimo mare, è il 10% del nostro PIL, purtroppo la civiltà nuragica oggi è lo 0% del nostro PIL. Il lavoro che stiamo facendo con le scuole, ma lo stiamo facendo in tutta la società sarda,
sarda, con la collaborazione dei comuni, del consiglio regionale, delle istituzioni, delle associazioni, delle università, è finalizzata a questo, cioè convincere i sardi che dalla civiltà nuragica si può mangiare, perché è una ricchezza talmente importante che può essere un volano di sviluppo economico sostenibile straordinario. Tra le materie più significative affrontate il contesto storico della civiltà nuragica, l'archeologia e la civiltà e il suo patrimonio. Durante il corso sono stati organizzati degli interessanti sopralluoghi teorici pratici. Perché ha deciso di partecipare a questo master? Allora, diciamo che io apprezzo in generale quello che è tutto collegato all'arte e in particolare quello che è poi legato alla storia sarda, e quindi è stata un'occasione per me anche formativa, anche in funzione di quello che poi voglio fare in futuro, e quindi lavorare poi nell'arte. Allora, c'è stata, diciamo, una fase caratterizzata da delle lezioni in cui appunto abbiamo affrontato tantissime tematiche sotto vari punti di vista, e successivamente poi abbiamo messo in pratica quelle che sono state le informazioni che abbiamo appreso proprio attraverso delle visite a vari siti archeologici con una guida. Va ricordato che l'antica civiltà nuragica, straordinario marchio dell'identità sarda, è stata inserita nell'elenco provvisorio dell'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, il primo passo perché possa essere riconosciuto il suo diritto ad entrare nel patrimonio dell'umanità. Emiliana Scarpa, pizzaiola cagliaritana, ha sbaragliato tutti i suoi concorrenti vincendo nella patria della pizza, Napoli, il Memorial Rodolfo Sorbillo, organizzato per ricordare un maestro tra i più amati tra i pizzaioli partenopei. Lei, arrivata da Cagliari con i prodotti made in Sardegna, si è aggiudicata i primi posti in tutte le categorie: pizza fritta, gourmet, cornicione, vegetariana, e la somma del punteggio ne ha decretato la vittoria, a trionfare e a convincere i giudici soprattutto la sua pizza, Queen Elizabeth, che è arrivata proprio nel giorno del funerale di Elisabetta II. Una pizza composta dal ripieno dei culurgiones, da pecorino, patate scaglie, di bottarga e una corona di culurgione e salnero di seppia. Emiliana Scarpa ha davvero sbaragliato tutti i concorrenti provenienti da ogni parte d'Europa nella splendida cornice di Villa Imperiale a Posillipo, ma ha dimostrato coraggio e tenacia, la stessa di quando 7 anni fa ha iniziato a studiare la preparazione dei prodotti da forno. Lei, 45 anni e 2 figlie, ha deciso che era arrivato il momento di coltivare la sua passione e non si è mai più fermata. Ora con quella coppa sprizza felicità da tutti i pori, ma sta già guardando al prossimo traguardo. Sono felice di aver conquistato questa coppa, questo podio, e soprattutto sono felice di aver portato con me i sapori della Sardegna, mettendo in risalto la nostra terra. Mi sono trovata a dover concorrere con i migliori pizzaioli di tutta Italia e Europa. La mia soddisfazione più grande, sia come pizzaiola e sia come donna che rappresenta Cagliari e la Sardegna, è far trionfare i nostri prodotti. La Queen Elizabeth è sicuramente stata una sorpresa, ma è stata una sorpresa anche per me, perché nel momento in cui la preparavo ho sentito tutte le emozioni che arrivavano da tutti i miei compaesani, da tutta la Sardegna. È stato un sprigionare di sapori proprio della nostra terra, i colori e anche l'anima della nostra terra. Ho voluto omaggiare la regina Elisabetta perché non c'era posto migliore dove, nel regno della pizza, dove nasce la pizza, il cuore della pizza, che è Napoli, in uno scenario meraviglioso come così di poi Villa Imperiale, non poteva che non essere chiamata la Queen Elizabeth. Quindi sono molto felice, soprattutto aver messo in evidenza finalmente la Sardegna, ma non in modo così, come dire, sfacciato. Noi siamo andati lì a affiancare Napoli perché era questo il messaggio: siamo tutti insieme a promuovere, a esaltare la pizza. Non si vince mai da soli. Io avevo una squadra alle spalle, una squadra fatta dai miei colleghi, dalle persone che mi hanno sostenuto e dalla Sardegna. Io posso solo concorrere con i nostri prodotti. Sei giornate, 8ª edizione, un premio alla carriera, Paco Ignazio, Taibo II, il caleidoscopio di momenti legati alla realtà, alla vita. Il festival Emilio Lussu ritorna a Cagliari, approfondisce, segna e perimetra, attraverso la scrittura, il tempo che stiamo vivendo. Un momento molto importante,
Siamo riusciti anche quest'anno a fare un bel festival grazie alla collaborazione di diverse intelligenze. Ci saranno tantissimi ospiti di spessore, di grande livello, anche internazionali. Sì, quest'anno il premio alla carriera va a un grandissimo scrittore che ha il nome di Paco Ignacio Taibo II, che arriverà da Città del Messico, un premio meritatissimo. È uno scrittore che abbiamo conosciuto in Spagna, a Gijón, dove siamo stati invitati ad un festival internazionale molto importante, tra l'altro da lui fondato. E da questo contatto è nata l'idea appunto di dare il premio a questo grandissimo scrittore. Sei giornate nel nome e cognome di Emilio Lussu, scrittore, intellettuale, visionario e attore protagonista dell'antifascismo. Sei giornate di incontri, laboratori di scrittura, partecipazione delle scuole e promozione della lettura, e non solo. Lussu rappresenta la Sardegna, la nostra. Possiamo dargli anche una visione turistica di promozione della nostra Sardegna solo con quel nome che abbiamo qui alle spalle? Assolutamente, assolutamente. Infatti noi stiamo lavorando anno dopo anno per far conoscere Cagliari soprattutto, perché il festival si svolge qui a Cagliari, ma anche i paesi che sono coinvolti in questo lavoro che stiamo facendo, per esempio Armungia, il paese dove Emilio Lussu è nato e ha vissuto per un breve periodo, però ci ha vissuto, tutti gli ospiti che sono arrivati qui, e sono tantissimi, cioè ogni anno arrivano 40 persone da mezza Europa, visitano la città, visitano i dintorni. E quest'anno addirittura con una visita guidata porteremo gli ospiti del festival, ma anche tutti quelli che vorranno aggregarsi a questa iniziativa, per le vie di Cagliari, per il centro storico di Cagliari, ed è un'iniziativa che ripeteremo sicuramente anche per i prossimi 3 anni. Quindi assolutamente una visibilità turistica anche alla nostra bella città e alla nostra bella isola. 8ª edizione dunque sempre più aderente ai tempi moderni, almeno nelle intenzioni di chi l'ha voluta: Associazione Culturale Alambico, Macchina del Cinema, Patrocinio, Senato e Camera, Regione e Comune, e partecipazione di tanti partner.